tutti, benvenuti in questo nuovo video. Oggi nuovo video recensione di una maschera. Una maschera che io vedo da sempre, da quando ho iniziato a usare le maschere in terza media, molti anni fa, trovo al supermercato, che sono le maschere dell'HQ. Si trovano veramente quasi in quasi tutti i supermercati, quelli famosi tipo Carrefour, Tigros, Unes, insomma, perlomeno io le ho sempre viste lì. E quindi vorrei recensire con voi quella maschera idratante intensa all'alga rossa. Non l'ho mai provata, mi è stata regalata. Ho detto ok, la provo insieme a loro, così vedono subito se mi piace, se non mi piace, se funziona, se non funziona. Sono molto curiosa da vedere l'effetto dell'alga rossa. E è per pelli delicate come la mia. Se vedete del rossore qui da qualche parte, è perché prima abbiamo provato i cerottini Nivea e sì, mi piacciono, però ovviamente dopo aver attaccato per 10 minuti dei cerottini, ovviamente un po' forse la pelle si arrossa. Ok, iniziamo subito con questo video. Per prima cosa vado a bagnare il viso e per questo ho appunto bagnato un asciugamano, perché se no dovevo andare di là al lavandino. E poi iniziamo ad applicare questa maschera. Prima devo capire come si apre e poi iniziamo a usarla. Beh, posso lasciarlo anche qui dentro, presumo. Ok. E poi si chiude al contrario, perfetto. Ok, vediamo qual è il tempo di posa. Devo prima chiuderla però, perché sennò me la ritrovo dappertutto. Perfetto. Tempo di posa? Non c'è scritto. E se non me lo scrivete, come faccio a saperlo? Beh, è possibile che non l'abbiano scritto. Ok, me lo invento io. Ah no, era scritto qui dentro, scusate. Aspettate che qua devo capire. Sono passati tanti anni da quando le utilizzavo. Allora, utilizzo applicare abbondantemente su viso e collo puliti, in particolare dopo un viaggio aereo. Lasciare agire 10 minuti e togliere l'eccesso con la salvietta oppure risciacquare con acqua tiepida. Perfetto, quindi 10 minuti e sarò da voi. Ok, 10 minuti sono passati e ora, sempre con il mio asciugamano bagnato, andiamo a togliere la maschera e a vedere come mi sembra. Queste maschere costano veramente pochissimo, per questo ho deciso di provarla insieme a voi. Ho un pelo di cane nel naso, perfetto. Sì, devo dire che mi piace molto. Allora, la pelle è molto morbida, devo dire. Pulita, si vede. E quindi sì, mi sento di promuoverla. Sicuramente la proverò ancora un'altra volta, tanto a tre dosi, e poi scriverò magari un articolo più dettagliato, però mi sento di promuoverla perché mi è piaciuta tanto.